Benvenuti da Effetti Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com. Vi ricordo che sui nostri canali Patreon FTA Online e sul Telegram EconoTrade potete trovare il nostro nuovo corso Capire e usare l'analisi tecnica in 10 puntate. Quindi se vi registrate a questi canali avete accesso al corso e anche la possibilità ovviamente di fare domande su quelle che sono le tematiche che vengono trattate. Oggi esce la trimestrale di Microsoft, quindi iniziamo con le trimestrali dei giganti della tecnologia. Facciamo un po' il punto della situazione su questi titoli, che poi alla fine sono quelli che danno l'indirizzo al mercato. È vero che negli ultimi giorni c'è stata un po' di rotazione, però è difficile immaginare un mercato azionario che sale con i maggiori titoli tecnologici in difficoltà. Partiamo con il grafico del Nasdaq Composito e vediamo che per adesso la discesa sia limitata a correggere una porzione del rialzo che c'era stato dai minimi di aprile. In particolare siamo arrivati circa su 50% di ritracciamento, quindi al momento la fase di ripiegamento può essere considerata come un elemento correttivo. Notate anche che su 50% retracement transita anche la media mobile esponenziale a 100 giorni, quindi quest'area 17.619 è importante per capire quello che potrebbe essere il destino futuro dell'indice. Se dovesse esserci la variazione di quei livelli, potremmo ipotizzare la ricopertura di questo gap che ha una base intorno a 15.860. Se invece area 16.917 tiene, potrebbe esserci una reazione in teoria anche nuovamente sui massimi di luglio, poi da verificare se una volta raggiunti quei livelli ci sarà la rottura e quindi la ripresa del rialzo, o se invece da quei livelli partirà la terza leg della correzione. Vi ricordo che andiamo a recuperare questa slide. Vi ricordo che le fasi correttive nella versione flat si sviluppano in tre segmenti, quindi quello che stiamo vedendo adesso per il Nasdaq potrebbe essere o il primo elemento di una correzione, quindi avremo poi un rimbalzo che può arrivare anche fino al massimo precedente, ma mancherebbe poi questa terza fase a completare la correzione, oppure questa ripresa del rialzo potrebbe già essere la fase, diciamo, di una nuova tendenza crescente. Vi faccio notare che il ribasso nel flat, nella sua prima gamba, viene realizzato in tre segmenti. Se andiamo a guardare quello che ha fatto il Nasdaq, infatti ritroviamo qua i nostri tre segmenti, quindi una discesa, una correzione, una nuova discesa. Pertanto, attenzione sia a essere troppo pessimisti, non è detto che dai livelli attuali ci sarà immediatamente una discesa, ma attenzione anche a non essere troppo ottimisti: se dovesse realizzarsi questo rimbalzo, rimarrebbe comunque possibile la successiva comparsa di una onda C di una terza fase ribassista a completare la correzione, che potrebbe o fermarsi sui minimi precedenti, ma anche estendere rispetto a quelli. Quindi, purtroppo, al momento il quadro è abbastanza incerto. Se dovesse realizzarsi fin da subito la discesa di sotto 16,9, invece, ripeto, diventerebbe più probabile un'estensione del ribasso con obiettivo almeno su questo gap. Andiamo a guardare adesso Nvidia, che è il titolo, se vogliamo, più rappresentativo di questa situazione. Per quello che riguarda il mercato della tecnologia, la media mobile esponenziale a 50 giorni è stata violata il 24 di luglio. I prezzi poi hanno provato a ritornare di sopra di quella nella seduta di ieri, non ci sono per adesso riusciti. Anche qui si vedono bene i tre segmenti della fase correttiva, quindi potrebbe anche essere, anche in questo caso, che per il momento il ribasso si è concluso e questa è la base del canale. Vedete, è stata violata ma solo nell'intraday il 25 di luglio, e che quindi adesso ci possa essere un tentativo di andare a prendere la parte alta del canale. Visto che questo primo movimento è stato in tre segmenti, potrebbe essere anche solo la prima parte della nostra correzione.
Pertanto, come abbiamo detto prima, attenzione a essere troppo positivi in caso di rimbalzo, sicuramente ci sarebbero spazi per magari andare a comprare nel breve termine, ma evitare di impostare strategie di più ampio respiro. Se si vuole comprare su Nvidia, lo si può fare sui prezzi attuali con uno stop subito al di sotto dei minimi di questa candela a 106 circa. Sotto quei minimi, anche qui c'è un gap molto evidente che i prezzi potrebbero andare a ricoprire con una base a 96 dollari circa. Per ripristinare la tendenza rialzista, già la rottura del lato alto di questo canale, quindi già il superamento di area 130-130 e mezzo, sarebbe un'indicazione decisamente positiva. Abbiamo detto che Microsoft sta presenta a breve i risultati. Questo è il canale che contiene i prezzi dai minimi del 2023. E come vedete, la linea di base è stata solo avvicinata dalla recente discesa, ma i prezzi non l'hanno violata. Sono scesi sotto le medie a 20 e a 50 giorni, sono al di sopra per adesso della 200 giorni che passa a 403 dollari, più o meno coincide con la linea di base del canale. La 100 giorni invece passa a 4,26, come vedete, sono 2-3 giorni che i prezzi ci stanno oscillando diciamo vicino. La mediana del canale, andiamo a tracciare con precisione. La mediana del canale è importante per capire, diciamo, il sentiment, perlomeno fino a che rimaniamo all'interno di questa fascia. Se dovesse esserci la rottura di area 4,53, 4,54 diventerebbe probabile la ripresa del trend rialzista con obiettivo sul lato alto del canale fino a 5,95, 4,95, 500. Ovviamente poi ci sarebbe da confermare questa salita con la rottura di 4,68, però diciamo che già di sopra di questa linea mediana del canale lo scenario tornerebbe a essere più favorevole al rialzo. Sotto invece la base del canale, che a questo punto verrebbe utilizzata come stop loss per eventuali acquisti sulla debolezza, quindi sui livelli attuali, quindi sotto area 4,10 potrebbe esserci un movimento di almeno 40 dollari, che è più o meno la metà dell'ampiezza del canale proiettata dal punto di rottura. Guardiamo Tesla, che è un titolo che sicuramente ha fatto bene nel recente passato, però non è riuscito per adesso a diciamo ripristinare il trend rialzista. C'è stato questo movimento di correzione che, rispetto alla precedente discesa, ha fatto sicuramente bene il 78,6%, che è un livello di ritracciamento decisamente importante. Per adesso ha contenuto il rialzo, quindi per il momento vedete, tra l'altro, come si sono comportati i prezzi proprio a ridosso di questa resistenza del 78,6%. Sono comparse tutte queste lunghe code verso l'alto, addirittura al proprio il massimo dello shooting star del 15 luglio è proprio qui a 2,65. 2,66, quindi per adesso il rialzo ha ancora caratteristiche correttive. Se dovesse realizzarsi la rottura di area 2,65-2,66, si potrebbe prendere nuovamente in considerazione lo scenario rialzista con un target che sarebbe probabilmente proporzionale all'ampiezza di questo canale proiettata dalla rottura, quindi potrebbe esserci un test di area 3,10. Visto che in questo momento siamo abbastanza vicini ai recenti minimi e alla base di questo gap, anche nel caso di Tesla si possono ipotizzare strategie di acquisto di breve con stop subito sotto 2,31 e un target inizialmente a 2,65 e successivamente sopra i 300 dollari. Sotto la base di questo gap, il timore che il rialzo visto dal minimo di aprile sia solo un elemento correttivo aumenterebbe e ci sarebbe il rischio di vedere riprendere la discesa con un movimento almeno fino in area 140-145.
Da guardare, anche se ultimamente viene un po' trascurato, sicuramente anche Apple. Recentemente il titolo aveva avvicinato questa area di resistenza 230-235, dove avevamo il target del movimento che era partito dai minimi di inizio 2023. La rottura del lato alto del canale è stata, del canale crescente, è stata solo temporanea. Se guardiamo il grafico settimanale, vedete, c'è stata la settimana terminata il 12 luglio che aveva provato a sfondare la resistenza data dal lato alto del canale. La settimana dopo, però, con la precedente, ha disegnato questo bearish engulfing, quindi una potente figura di inversione ribassista che poi è stata confermata la settimana scorsa. Attualmente siamo sopra i minimi di settimana scorsa a 2,1460, quindi non abbiamo per adesso segnali di proseguimento del ribasso, che se dovesse invece proseguire avrebbe come primo target il massimo di questa candela shooting star a 198. Al tempo stesso, se non ci sarà la rottura almeno della metà della candela di settimana scorsa a 2,22 e mezzo circa, 2,22 2,23, questa reazione che si è vista in avvio di settimana non è da considerare particolarmente rilevante, particolarmente significativa. Quindi su Apple per adesso permane il rischio che la mancata rottura del lato alto del canale alla fine comporti una correzione più ampia, appunto, almeno con target sui massimi del luglio dello scorso anno. E se non sbaglio, anche AMD presenta la trimestrale nella seduta di oggi. Qui abbiamo questa prima fase discendente, un rimbalzo che si è limitato a ritracciare solo una parte della discesa, si è fermato sul 50%. Di solito c'è proporzionalità tra il primo e il secondo elemento di una fase correttiva. Potrebbe essere una proporzionalità anche non del 100%, quindi diciamo che il target ideale di questo ribasso si posiziona intorno a 100, area 100. Tuttavia, anche 61,8% di proiezione è un livello rilevante, quindi se i prezzi dovessero rimbalzare senza scendere sotto area 134, potrebbe esserci un tentativo di andare a prendere il lato alto di questo canale, che è abbastanza lontano. Prima c'è anche questo gap che si è aperto il 17 di luglio, però diciamo che sopra area 148-149, se si vuole provare a fare qualcosa al rialzo con uno stop subito al di sotto di area 133, è possibile, è un target inizialmente a 174, 174 e mezzo. Guardiamo anche Amazon, se vogliamo rimanere con i titoli più rappresentativi. Scusatemi un attimo che voglio fare un po' di pulizia qui sul grafico. Qui avevamo ipotizzato un movimento in 5 onde, però poi il rialzo si è esteso rispetto al target. Se prendiamo l'ampiezza di quella che avevamo ipotizzato essere la prima onda e la proiettiamo dal minimo della prima correzione, abbiamo un possibile punto di arrivo dell'onda 3 che è ancora giustamente qui dove c'era il massimo scorso settembre. Per quello che riguarda l'onda 5, però, vedete il target che avevamo ipotizzato era su questi massimi dello scorso di questo febbraio. Siamo andati ben oltre quei livelli, quindi la lettura in termini di onde andrebbe ripensata. E piuttosto che vedere questo movimento come un movimento in 5, visto che per adesso i prezzi sono fermati praticamente sul massimo del 2021, c'è stato uno sfondamento, ma è stato temporaneo, si potrebbe rileggere questo movimento come un terzetto correttivo.
Il target della correzione era sui massimi di aprile-maggio, poi ripeto, siamo andati oltre nel corso del mese di luglio, quindi potremmo essere nella ripresa del rialzo a tutti gli effetti, ma al tempo stesso potremmo essere in questa situazione dove c'è stata una prima discesa, un movimento di rialzo intermedio. Come vedete, c'è stata una prima discesa che possiamo vedere in tre segmenti, un movimento di rialzo intermedio che anche questo si è realizzato in tre segmenti, dove abbiamo, come abbiamo appena detto, una prima fase rialzista, una correzione e una seconda fase rialzista. E prenderei le medie mobili come riferimenti per valutare la probabilità che questo sia stato solo un movimento correttivo. Quindi media 100 c'è una lotta, media 100 giorni esponenziale, c'è una lotta molto decisa per vedere se viene violata o meno. Se dovesse venire violata questa media a 100, possiamo valutare la 200 giorni, che passa a 170 dollari, ma se anche quella venisse violata ci sarebbe un rischio molto elevato di dover considerare appunto questo movimento come un'onda B, diciamo una correzione intermedia di tutta la fase rialzista. Quindi al momento, fino a che rimaniamo al di sopra di questa media 100 giorni, diciamo fino a che rimaniamo al di sopra del minimo 25 luglio a 176,80, possiamo ipotizzare un tentativo di riprendere i massimi di luglio. Sotto quei livelli la prospettiva rialzista verrebbe decisamente indebolita. Infine guardiamo Alphabet. In questo caso il discorso dei massimi precedenti non ha più diciamo un grosso appeal, se non come magari il return move in caso di flessione, perché sono stati abbandonati in maniera direi decisamente molto netta. La media a 100 giorni che abbiamo visto prima tenere decisamente bene, anche in questo caso, vedete, così come avevamo visto per Amazon, dove sono ormai in questo caso 2 settimane circa che i prezzi oscillano attorno alla 100 giorni senza decidersi se bucare definitivamente o meno, anche nel caso di Alphabet è una situazione simile. La 100 giorni è stata violata nella seduta di venerdì, ma venerdì contemporaneamente i prezzi hanno disegnato questa candela di tipo martello, un hammer, che compare in prossimità di forti supporti e quindi evidentemente la media è stata riconosciuta come tale. Per adesso siamo ancora troppo vicini alla media per parlare di diciamo, uno scampato pericolo. Se dovesse esserci un allontanamento dalla media, diciamo un superamento almeno di area 172-173, allora si potrebbe anche in questo caso andare a caccia della ricopertura di questo gap e quindi ipotizzare strategia al rialzo di breve con uno stop subito al di sotto di 164. È evidente che su un titolo come questo, che praticamente non ha mai corretto, o perlomeno non l'ha mai fatto in maniera decisa dal novembre del 2022, se dovesse partire una fase correttiva, probabilmente non basterebbe nemmeno la media 200 giorni a contenere il ribasso. Vedete, la 200 giorni aveva funzionato molto bene come supporto sia a ottobre dello scorso anno sia a marzo di quest'anno. Questa volta però, visto la struttura di questo movimento, che ha già fatto due correzioni intermedie, la terza volta che parte la correzione potrebbe essere quella di tutto il movimento precedente, quindi potrebbe non bastare a 200 giorni a contenere la flessione. Però per adesso siamo ancora nel diciamo, campo delle ipotesi. Quello che si vede invece è che la 100 giorni ha tenuto discretamente, non ha ancora favorito un rimbalzo tale da cancellare il rischio di nuovi ribassi, ma nel breve la possibilità di una reazione più estesa c'è, quindi vale la pena di valutare eventuali strategie
strategie positive. Questo tutto ovviamente nel contesto di breve termine, perché vi ricordo che da dove siamo partiti dall'analisi del Nasdaq Composito. Nel contesto di breve termine un rimbalzo ci sta, anche qui c'è questo gap che i prezzi potrebbero voler ricoprire, ma attenzione, perché fino a che siamo sotto i massimi di luglio non si può escludere che questo movimento e l'eventuale successiva fase di reazione siano solo la parte iniziale e centrale di una correzione di questo tipo, che potrebbe riportare i prezzi sui minimi di luglio. Ma di questa versione del flat, che è regolare, esistono anche delle versioni irregolari dove l'onda C estende rispetto al minimo di onda A, quindi non è detto che un'eventuale fase di piegamento si fermi a 17.000. Vi ringrazio per l'attenzione, rimango a disposizione per chiarimenti, potete contattarmi all'indirizzo ufficio studi @ftaonline.com. Vi ricordo, se volete seguire il nostro corso di analisi tecnica applicata, potete farlo registrandovi a questi due canali.